Oggi visitiamo l'ambiente 16. Sentiamo come si rimuovono gli intonaci romani direttamente dalle voci di chi li ha scavati per 4 settimane. Allora, ci troviamo in una stanzetta, in una delle tante stanze della Manzio. È molto piccola ed è particolare perché è piena di intonaci crollati. Noi ci stiamo occupando appunto di recuperare questi intonaci che non sono chiaramente crollati semplicemente dal muro, ma si sono sovrapposti in posizione, viene chiamata appunto a fisarmonia, cioè uno sull'altro. Quindi il recupero è un pochino complesso, per quanto la procedura invece sia abbastanza meccanica e ripetitiva. A lavorare con gli intonaci è una cosa interessante perché non capita tutti i giorni di avere a che fare con dei reperti di questo tipo e perché, vista la ricchezza degli intonaci nell'ambiente 16, ci può dare la possibilità di ricostruire praticamente la decorazione di un'intera stanza, cosa appunto che non è così comune frequente in uno scavo archeologico. Allora, per poter recuperare questi intonaci occorre innanzitutto pulire molto bene i vari strati, perché bisogna essere in grado di distinguere la terra appunto dall'intonaco e spesso questo non è così facile. Una volta ben pulito lo strato e ci interessa, veliamo questa parte appunto con della carta giapponese se la pellicola pittorica è rivolta verso l'alto, oppure con della semplice garza. Per incollare la garza o la carta giapponese sullo strato utilizziamo un collante, ovvero il paraloid, sciolto con un solvente al nitro al 20%. Dopo che questo solvente mescolato alla colla si asciuga e quindi solitamente ci impiega dalla mezz'ora anche 2 ore a seconda dell'umidità, possiamo appunto strappare l'insieme, il gruppo che è stato velato, perché è come se la superficie si indurisse e quindi noi possiamo con delle lame entrare sotto allo strato da tutte le direzioni, cercare di fare un po' leva, ovviamente non leva sullo strato perché sennò si rompe, e cercare appunto di staccare. Una volta che il pezzo è libero lo prendiamo, lo appoggiamo su una tavoletta rigida, quindi legno, plastica o quant'altro, per poi capovolgere e poter vedere se la pellicola pittorica è rivolta verso il basso, il disegno, la decorazione o quel che c'è. Stiamo lavorando assiduamente tutti i giorni e purtroppo gli intonaci sono molti, per fortuna gli intonaci sono molti, ma speriamo di riuscire a recuperarli tutti entro la fine della campagna.